Ciao ragazzi, bentornati. Oggi voglio parlarvi sicuramente di un argomento molto importante e di una cosa che coinvolge tantissime persone, cioè la rigidità dei muscoli dell'avambraccio. Tutti facciamo esercizi che vanno a stimolare i muscoli dell'avambraccio, sia che eseguiamo qualcosa che riguarda la presa, sia che eseguiamo qualcosa che riguarda quindi trazioni, rematori e tutto il resto, sia che eseguiamo qualcosa dove abbiamo il peso in appoggio, perché logicamente la sensibilità della muscolatura dell'avambraccio ci permette di mantenere il carico nella stessa posizione, riuscire a frenare eccessivamente l'estensione del polso e via dicendo. Prima cosa che mi viene in mente sono alle parallele, ma anche la panca piana. Altra cosa dove andiamo a stimolare i muscoli dell'avambraccio è sicuramente la verticale, anche se lavorano isometricamente. Quindi in generale tutto quello che facciamo è andare a accorciare i muscoli dell'avambraccio. Quindi in questo video voglio parlarvi di due esercizi molto importanti per andare a sollecitare in modo completo tutta la muscolatura che va a essere eccessivamente contratta quando si eseguono ripetizioni di movimenti di sospensione, ma anche movimenti di appoggio. Quindi la morale è: fate tanta verticale o fate tante trazioni, fate un po' di allungamento per gli avambracci. Una cosa estremamente importante che deve essere considerata, al di là di questo contesto, è che la muscolatura dell'avambraccio lavora sia che noi siamo in pronazione sia che noi siamo in supinazione. Ok? Quindi è logico pensare che sia nella pronazione sia nella supinazione noi abbiamo un accorciamento di queste strutture. Quindi tutti gli esercizi di stretching che voi andate ad eseguire dovete eseguirli con entrambe le tipologie di orientamento del polso. Va bene? Quindi adesso vediamo i seguenti esercizi. Uno ve lo voglio proporre ed è estremamente utile per andare a sensibilizzare tutta la muscolatura che passa dal polso, tra virgolette, si inserisce a livello del gomito, quindi diciamo è biarticolare. Quindi il senso di questo esercizio è tenere conto della caratteristica di questi muscoli. Pertanto quello che noi facciamo è posizionare le mani in questa posizione esattamente a livello dei gomiti e andiamo a spostare il peso sul sedere. Va bene? Quindi l'idea è proprio quella di andare a sollecitare tutta la muscolatura biarticolare. Da qua quello che voi potete fare è eventualmente sia mantenere il gomito che punta in quella direzione, sia provare a girarlo completamente all'interno. Quindi questa rotazione all'interno, potete vedere chiaramente, questa rotazione interna andrà a torcere, nel vero senso della parola, la muscolatura dell'avambraccio, creando un'ulteriore sensibilizzazione. Il passo successivo è dire: sì, ho allungato i muscoli che attraversano le due articolazioni, come faccio ad allungare maggiormente quelli che invece ne coinvolgono una sola? Semplicemente da questa posizione io permetto al gomito di flettersi e devo portare il gomito il più possibile indietro. Un modo intelligente per evitare di far percepire al corpo la caduta del gomito è quello di flettere i gomiti e andare ad appoggiare sulle gambe in questa posizione. Cercate di premere bene a terra il palmo della mano e di mantenere sempre il gomito sopra il polso in modo da avere un punto di riferimento. Sono muscoli che vengono utilizzati molto, quindi tenute brevi non è quello che ci interessa. Per ogni posizione eseguire 2-3 serie dalla durata di almeno 2 minuti.